Buongiorno, come dicevo, io sono Antonio Gaudiello e con me farete questo corso di analisi clinica. Come testi potete usare un qualsiasi testo universitario di analisi 2. Se volete vi posso consigliare per esempio nella teoria il testo di Nicola Cusco, Paolo Marcellini e Carlo Bordone. Elementi di analisi matematica 2. Livori editore. Per quanto riguarda le esercitazioni, anche lì potete usare qualsiasi testo universitario di esercitazione di analisi 2, se avete qualche testo di qualche vostro fratello, qualche vostro amico. Altrimenti posso consigliare il testo di Paolo Marcellini e Carlo Bordone. Questa è per la prima parte del corso. La seconda parte del corso faremo l'analisi complessa e a suo tempo vi indicherò qualcosa. Ragazzi, io cercherò di scrivere quasi tutto alla lavagna. Voi se avete qualche dubbio potete interrompermi in qualsiasi momento per chiarimenti, potete correggermi se faccio errore, ne farò sicuramente. Copiato questo, posso cancellare? Copiato? Definita e continua in un intervallo chiuso e limitato di R. In generale si può definire, si può considerare un intervallo qualsiasi di R, ma noi ci limiteremo agli intervalli chiusi e limitati. E valori in R alla N. Quindi se andiamo con Φ questa applicazione, questa è definita in AB. Quindi l'incognita è un numero reale che denoteremo con T. A T appartenente alla B associa
Φ di t è un elemento di R ln, quindi essendo un elemento di R ln ha n componenti, Φ1 di t viene di t appartenente ad R ln. Quindi potete vederla come ogni funzione Φ1 di t, Φn di t, è una funzione di una variabile reale a valori in R. Quindi è una funzione che avete studiato in analisi. Che cosa vuol dire che Φ è continua? Questa è una funzione definita in un intervallo di R a valori in R ln. Cosa vuol dire che continua? Dire che continua vuol dire che le sue componenti Φ1, Φn sono funzioni continue, d'accordo? Quindi Φ1 che a t appartenente a p associo Φ1 di t appartenente a R continuo, idem per le altre. Sia Φ sia appartenente alla B associa Φ di T appartenente a della N una curva. Il sostegno di Φ è definito dall'insieme Φ di t, quelle che t appartiene ad AB. È il codominio dell'applicazione Φ di t. Guardate, vediamo un po' con degli esempi, non bisogna mai confondere una curva con il suo sostegno. Facciamo qualche esempio. Indichiamo con appartenente a 0 del pi associo coseno di t, seno di t appartenente ad R quadro. Φ2 tale t a t appartenente a 0 4 pi associo coseno di t, seno di t appartenente ad R4. Ma se per esempio A maggiore di 0 P B appartenente ad R, andiamo con P sale di T appartenente a 0 2 P greco associa A coseno di T A BT, coseno di x uguale x1 x2 x3 e y uguale y1 y2 y3 appartenente a R3 P4 a T appartenente ad R associa X più T per Y meno Y appartenente ad R. D'accordo? Consideriamo queste quattro applicazioni.
Allora, chi è Φ1? Vediamo un po' se Φ1 è una curva di R4. Φ1 è definito in intervallo di R, intervallo 0, 2π, a valori in R4. Le sue componenti sono, chi è Φ1? Chi è la prima componente? Scusate, qua l'ho chiamata Φ1, Φ2 e Φ3. Nel caso precedente queste erano le componenti. Vediamo un po'. Facciamo così. C2, C3, C4, non confonderci con le componenti 3. Allora, chi è la prima componente? Chi è la funzione coseno di t? La seconda componente, chi è la funzione seno di t? Sono funzioni continue? Quindi questa è la prima applicazione che va da B in R4 continua, e quindi è una curva di R4. Allora, ragazzi, immaginate che questa sia la legge oraria del moto di una persona. Immaginate che una persona a ogni istante t, questo è il vostro speed t, vi indica la posizione dove si trova la persona. Questa persona all'istante 0 dove si trova? Coseno di 0, quindi si trova il punto di coordinate 1, 0, fai questo, d'accordo? Dopo un tempo pi greco mezzi si trova nel punto coseno di pi greco mezzi, seno di pi greco mezzi si trova in questo punto. Dopo un tempo pi greco si troverà nel punto meno 1. E quando t varia tra 0 e 2 pi greco, questa persona cosa sta facendo? Sta percorrendo la circonferenza di centro origine e raggio. Quindi questa curva, come tutte le curve, rappresentano il moto, la legge del moto di una persona, di un punto. Chi è il sostegno di questa curva, ragazzi? Sono i punti Φ1 con t appartenente a 0, cioè sono i punti calpestati da questa persona. Quali sono i punti calpestati da questa persona? La circonferenza, il centro di origine e il raggio. Quindi vedete che il sostegno di Φ1 è altro che x1, x2 appartenente a R4 più x quadrato è uguale a 1, d'accordo? Consideriamo la seconda curva. Questa persona cosa fa? Si sta muovendo anch'essa su questa circonferenza, ma in un tempo doppio del tempo di Φ1, un tempo 4π. Allora cosa fa? Dopo un tempo π percorre tutta la circonferenza e ritorna in questo punto. Dove cosa fa? Nel rimanente tempo 2π ripete questa, calpesta un'altra volta questa circonferenza, d'accordo? Chi è il sostegno della curva C2? È sempre lo stesso, perché i punti calpestati sono sempre gli stessi. I punti calpestati sono sempre i punti di questa circonferenza. Quindi, sostegno, scusate, C2 è uguale allo stesso. Però C2 è una curva diversa da C1. D'accordo? Perché questa persona sta percorrendo due volte la circonferenza. Qual è la differenza? L'insieme di arrivo, il dominio è lo stesso, la legge è la stessa, cosa cambia? Il dominio. Quindi le due curve sono differenti, ma il sostegno è sempre lo stesso. Prendiamo la curva C3.
questa, vediamo un po', questa è una curva di un intervallo di R a valori di R3. Chi sono le tre componenti? La prima componente è A coseno di T, la seconda componente A seno di T, la terza componente di BT. Sono funzioni continue queste di T? Sì, ognuna di esse è una funzione continua, quindi questa è una curva di R3. Andiamo a disegnare il sostegno. Primo caso, poniamo B uguale a 0. Se B è uguale a 0, questa persona cosa sta facendo? Si sta muovendo in un tempo 2π greco. Dove si sta muovendo? State adesso la circonferenza di centro d'origine e raggiungo il piano XY. Sta muovendo su questa circonferenza, d'accordo? Supera adesso il caso in cui B sia maggiore di 0. La proiezione di questo punto nel piano XY che cos'è? Che cosa la proiezione prende di questo? La terza componente uguale a 0. Che cos'è? È sempre una circonferenza. Quindi la proiezione del piano X, X su questo X1, X2, X3 è sempre una circonferenza. Trovate? Allora cosa fa l'altezza di questo punto? Supponiamo che B sia maggiore di 0. A valore di T, quando T passa tra 0 e 2π, questa altezza sta salendo. Quindi questo punto parte da qui e si sta avvolgendo con la spirale intorno all'asse x con 3. D'accordo? Dopo un tempo 2π greco si troverà in questo punto, la cui proiezione coincide col punto di partenza, però si è alzato di quanto? Di 2π greco, 2π greco b. D'accordo? Questa qua sarà 2π greco b. E si chiama, questa si chiama elica, questa curva si chiama elica cilindrica. Supponete di prendere invece intervallo 0,2π greco, 0 quello che volete voi, d'accordo? Questo va continua ad avvolgersi intorno all'asse x con 3, questa persona. Se b è maggiore di 0, se b è minore di 0, questa curva si avvolge intorno all'asse x con 3, ma la persona sta scendendo. L'ultima curva, la curva C4, questi due punti, x1, x2, x con 3. E y uguale y con 1, y con 2, y con 1. Quindi siamo qui. Questo è il punto x e questo è il punto y. Ragazzi, prima cosa, questa è una curva. Spieghiamocela componente per componente. Cosa vuol dire? X o meno x, chi è la prima componente? Questo è un vettore, questo è uno scalare e questo è un vettore. D'accordo? Chi è la prima componente? Quindi, quando fate questa somma è un vettore, chi è la prima componente di questo vettore? Chi è? Questa è la prima componente di questo vettore. La seconda componente che è? X con 2 più P y con 2 meno x con 2. La terza componente x con 3 più T y con 3 meno x con 2. Questa è scritta in componenti, è specificata in componenti, quella della vostra curva. D'accordo? Allora ragazzi, queste tre componenti sono funzioni continue della T? Ovviamente sì. E quando T varia, scusate, invece T appartenente ad R, facciamo così, mettiamoci T appartenente
a 0,1 perché abbiamo detto che consideriamo curve definite in intervallo chiuso e eliminato, ma potremmo considerare curve su intervallo qualsiasi. Con D appartenente a 0,1, chi è il sostegno di questa curva? Questa persona è un'istanza che guarda te dove si trova. È il punto x sta qui. All'istante t uguale 1 dove si trova? Il punto y. Questa è un'equazione parametrica della retta, d'accordo? Quindi la retta che passa in x e y. Quando t varia in r, questa è l'equazione della retta. Questo qua invece, quando t varia tra 0 e 1, è l'equazione del segmento che congiunge i punti x e y. D'accordo? Ragazzi, nel caso in cui io ho preso x e y qualsiasi, nel caso in cui x è uguale a y, chi è il sostegno? È un punto. Una persona che ogni sta tra 0 e 1 sta ferma in quel punto e non si muove. D'accordo? Se x è uguale a y. Ragazzi, che a due tempi, a due istanti diversi, la persona si deve trovare in due punti diversi, tranne un caso che è ammissibile. Quale? Caso in cui T1 e T2 coincidano, uno sia A e l'altro sia B. In quel caso può essere φ di A uguale φ di B, d'accordo? La curva si continua a dire semplice. In tutti gli altri casi invece, se prendo un punto all'istante T1 e un istante T2 diversi tra di loro, d'accordo? La persona in questa istanza deve trovare in due punti diversi tra loro. Se all'istante iniziale, all'istante finale la presa si trova nello stesso punto, la curva si dice chiusa. No, poi,
la curva si con 1 è semplice. Vediamo se è chiusa la curva psi con 1. Perché? All'istante 0, all'istante 2 era la persona si trova sempre nel punto. È semplice. Se prendo istanti diversi tra di loro, in modo tale che T1 sia diverso da A e T2 sia diverso da B. La curva, la persona, le due persone, la persona, scusa, la stessa persona, all'istante F di T1 si trova allo stesso posto che all'istante T1 si trova allo stesso posto che all'istante T2. Prova. Un posto. Quindi la prima curva è semplice. È semplice e chiusa. Quindi. La seconda curva, psi con 2, è chiusa. All'istante 0 la persona si trova nel punto 1 0, all'istante 4 la persona si trova nel punto 1 0, è chiusa. È semplice? No. Per esempio, all'istante pi greco mezzi la persona si trova nel punto 0 1, ma anche all'istante pi greco mezzi più 2 pi greco si ritrova in questo punto. Quindi la curva chiusa ma non è semplice. Vediamo la curva psi con 3. Consideriamo il caso b uguale a 0 per questa circonferenza. La curva è chiusa? Chiusa? Sì. È semplice? Sì. Allora, è chiusa e semplice se B è uguale a 0. Se B è diverso da 0 invece è chiusa? No, ovviamente. Perché all'istante più il pirello si deve andare qui, non si trova qui. È semplice. Non è chiusa. Parte semplice. Se B è diverso da 0. Primo caso, la curva psi 4. Curva psi 4. Ma sai il caso x uguale y? Primo caso. Chiusa. È chiusa? All'istante 0 la persona sta nel punto x. All'istante 1 la persona sta nello stesso punto, non si è mai mossa. Quindi è chiusa. È semplice? Se x uguale a y? No, che ogni istante la persona sta sempre in quel punto, non si muove. Quindi non è semplice. D'accordo? Psi 4 è chiusa. Semplice se x uguale a y. Se x invece è diverso da y, la curva non è più chiusa, ma è semplice. Se x è diverso da y.
appartenente alla B. Appartenente ad R alla N, una curva. Phi si dice regolare se prima proprietà Phi è di classe C1 per l'intervallo a B. Sa commentare questo fatto. Poi c'è una seconda proprietà. Cosa vuol dire che Φ è di classe C1? Che è derivabile con derivata continua. Però che cosa vuol dire che Φ è derivabile? Φ è una funzione definita in AB e ha valori in R alla N. Non è una funzione a valori in R, ma a valori in R alla N. E quello che studia la derivata è una funzione definita in R e a valori in R. Cosa vuol si intende per derivate con la definita derivata di questa funzione? Phi a n componenti più 1. Che cosa intende per derivata di Phi? Con Phi primo di t si intende il vettore che ha per componenti le derivate delle componenti. Inizio allora dire che Φ di classe C1 vuol dire che le componenti Φ1, Φn sono di classe C1, che ognuna di esse è derivabile con derivata continua e la derivata di Φ è per definizione questo regime, d'accordo? Quindi la prima richiesta, torniamo alla definizione, la prima richiesta Φ è regolare, si dice regolare se Φ è di classe C1, cioè Φ1, Φn sono funzioni di classe C1. Questa è perfettamente semplice, sono funzioni definite in intervallo di R e a valori in R. Seconda proprietà, per ogni T appartenente ad AB aperto Φ primo di T è diverso dal vettore nullo, cioè questo è un vettore, questo vettore non si annulla mai quando T sta nell'intervallo aperto a B. Qual è un altro modo di scrivere questo, ragazzi, che è utile quando si fanno i conti? Un vettore è diverso dal vettore nullo se soltanto se la sua norma è diversa, è norma è positivo, d'accordo? Questo è coerente a scrivere, mettiamo la parentesi, questa è la definizione, questa è la coerenza, che per ogni t appartenente a B la norma di è maggiore. Guarda, un vettore diverso dal vettore nullo nella n, se sono tanto se la sua norma è diversa da 0, cioè se secondo me la sua norma è positiva. Cos'è la norma di un vettore? Se un elemento di R quadro AB, chi è la sua norma? Se un elemento di componenti AB, chi è la sua norma? Dice quadrato di A quadro più B quadro. Se un elemento di R3 AB e C, di componenti AB e C, chi è la sua norma? Dice quadrato di A quadro più B quadro più C quadro. Quindi chi è la norma di questo vettore? Secondo la radice quadrata che è la somma delle componenti quadrate. Radice quadrata sommatorio sui intervalli tra 1 ad n di Φ con i primo tutti al quadrato. Quella è la somma. Ovviamente questo è maggiore di 0 soltanto se
per togliere la radice, no? L'argomento è maggiore di 0. Quindi questa è la definizione di curva regolare. È un po' negli esempi precedenti. Appartenente ad R, è vero questo, d'accordo? E quindi la prima curva è regolare. La seconda curva è la stessa cosa, ragazzi, che la legge è la stessa e la norma per ogni T appartenente a 0, 4, ma quale per ogni t appartenente ad R? E in questo caso qui, terzo caso. Allora, si tratta di classe G1, di due componenti. Prima componente A cosine di t, seconda A cosine di t, terza pt. A cosine di t è una funzione di classe G1. A cosine di t è una funzione di classe C1? Sì. P t è di classe C1? Sì. Calcoliamoci P3 di T viene meno A cosine di T A cosine di T d'accordo? Cambia la norma. Viene questa qua, prima componente al quadrato, quindi viene a quadro sen quadro più seconda componente al quadrato, a quadro cosen quadro che fa a quadro più terza componente al quadrato più b quadro, quindi viene a quadro più b quadro. D'accordo? E questa è maggiore di 0, sì, via per diversa anche se abbiamo scelto A maggiore di 0, in ogni caso basta prendere A diverso da 0, d'accordo? Se A è diverso da 0 e B è diverso da 0, questa è maggiore di 0. Questo è uguale a 0 soltanto se A è uguale a 0 e B è uguale a 0. Ma se A è uguale a 0 e B è uguale a 0, cosa diventa questa? 0 0, 0. La pressione che ogni istante sta ferma, quindi un punto non si può, non è interessante. D'accordo? Adesso vediamo la curva PC4. Ricordate, ho scritto in componenti, ci chiamiamo tolto in componenti. Il numero di P è il numero di P
D'accordo? Le tre componenti sono funzioni continue? Sono di classe, sono derivabili? Le derivabili sono continue? Quindi di classe C1, chi è? Che è la derivata di questi quattro? Chi è la derivata della prima componente? Questa è la prima componente. D'accordo. Chi è la derivata rispetto a T? Questa è la funzione di T. Chi è la derivata rispetto a T? Quindi? Questa è la costante. Questa è la costante. Y come meno x con 1. Chi è la derivata della seconda componente? Y con 2 meno x con 2. Chi è la derivata della terza? Devo fare prima componente al quadrato più seconda componente al quadrato più terza componente al quadrato sotto radice. Ma questa è cos'è? Non è altro che la norma di x meno y. Trovate? Questa è diversa da zero. Questa è diversa da 0 se soltanto se x è diverso da y, d'accordo? Quindi la vostra curva è regolare se soltanto se x è diverso da y. Beh, se x è uguale a y è poco interessante questa curva, che è una persona che sta ferma in un punto e non si muove. Quindi questi qua è regolare, quindi le prime tre curve x1, x2, x3 sono curve regolari. La quarta è regolare se soltanto se x è diverso da y. Ritorniamo alla definizione, ragazzi, e poi facciamo proprio quasi più facciamo l'intervallo. In questo caso, ragazzi, se f è regolare, avete che la norma di f' di t è diversa da vettore nullo e in tal caso, ritornatemi alla definizione, f' di t, la norma di questo è un vettore, ha senso fare questo perché questo è diverso dalla norma di f' di t è diverso da 0. Questo è un vettore di norma 1. In tal caso figlio è un vettore, in tal caso il vettore figlio di t per la norma di figlio di t si chiama vessore tangente alla curva di finito. Vediamo un po' perché diamo questo nome, perché diamo questo nome a questo vettore, perché lo chiamiamo vessore tangente. Questo
di avere una curva in R, il caso K in R4, in R4, la vostra curva in R4, una curva regolare, d'accordo? Fissate a un istante T0, la vostra pressione si troverà in un punto. Prendete un punto, prendete T0 appartenente a B. Prendete un altro istante T1. E di punto Fi di T1. Usate l'equazione della retta passanti per i punti finiti con 0 e finiti con 1 dell'equazione. L'equazione passata appartenente a 0 associa finiti con 0 più tau finiti con 1 meno finiti con 0 tau un parametro, d'accordo? Questa è l'equazione parametrica della retta passante per i punti finiti con 0 e finiti con 1. Infatti questo qua all'istante 0 fa infiniti con 0, all'istante t con 1 meno t con 0 fa il punto finiti con 1, e questa è un'equazione di una retta. Hai visto? Dai, sì. D'accordo. Ragazzi, io voglio definire la retta tangente, la curva del punto fisico di t con 0. D'accordo? Dobbiamo dare noi questa definizione. Allora, cosa abbiamo in mente noi per retta tangente? La posizione limite della retta secante i punti fi di t con 1 e fi di t con 0, quando t con 1 si avvicina a t con 0. E così via. Quello che abbiamo in testa noi di retta tangente è questa posizione limite di questa retta quando il punto t con 1 si avvicina a t con 0. Allora, quando t con 1 si avvicina a t con 0, questa è cosa tende? Quindi t con 1 meno t con 0 fratto t con 1 t con 0? Quindi delta fi. Quando t con 1 tende a t con 0, ma ciò è stato sappiamo fatto, questo coefficiente fi t con 1 meno fi t con 0 fratto t con 1 meno t con 0, cosa tende? A fi primo, no, a fi primo di t con 0, definizione derivata. Questo coefficiente, quando t con 1 tende a t con 0, tende a t' primo del punto t con 0. D'accordo? Le definizioni derivate. Cosa vuol dire fare il limite di questo? Questo è un vettore. Fare il limite di questo vettore, cosa vuol dire? Fare il limite delle sue componenti. Il vettore che ha per componenti i limiti delle componenti. Ma i limiti delle componenti non sono altro che le derivate delle componenti in questo caso. E noi sappiamo che la funzione è derivata. D'accordo? Allora, quindi grazie, quando t con 1 tende a t con 0, questo vettore tende a fi primo del punto t con 0. Allora, noi definiamo in base al fatto che abbiamo in mente questa idea di retta tangente come limite delle rette secanti, quando t con 1 tende a t con 0, definiamo retta tangente. Associa fi di t con 0 più
tau per phi di un punto. D'accordo? Siccome questo vettore è parallelo alla rete, lo chiamiamo vettore tangente. E quindi, se lo normalizziamo, lo chiamiamo vettore tangente. Ragazzi, allora, questa è effettivamente l'equazione di una retta. Perché? Perché la nostra curva è regolare. Quindi phi primo in t con 0 non si annulla. Perché se questo annullasse, e questo fosse 0, avreste che la k appartenente ad R associa phi di t con 0. Avete un punto. D'accordo? Invece effettivamente la retta di questo vettore non si annulla. Facciamo un intervallo.